Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale su WeTech. Oggi non parliamo di configurazioni, bensì parliamo di smartphone, telefonini, o meglio, andiamo a parlare un pochino di applicazioni, ovvero le nostre migliori 6 applicazioni per quanto riguarda sia il mondo Android sia il mondo iOS. Il video parte da un'idea di Joe99, infatti questa mattina alle 9 proprio sul suo canale è uscito un video che parla proprio di 10 applicazioni. È un video in collaborazione, infatti c'è Joe, ci siamo noi di WeTech nella persona di Tony e in più il nostro caro amico Matt MB4K, e si parla proprio di 10 applicazioni che secondo noi sono fondamentali da avere proprio sul proprio smartphone. Quindi si parla di applicazioni Android e di applicazioni iOS. Seguendo questo flow, noi abbiamo deciso di fare un video dedicato a 3 applicazioni Android e 3 applicazioni iOS. Partiamo con le 3 applicazioni per quanto riguarda il mondo Android e partiamo subito con Squid, un vero e proprio portale di informazione. Io lo chiamo più che altro il mio telegiornale personale, infatti lì si possono andare a personalizzare i temi interessati e soprattutto le nazionalità. Infatti Squid va a prendere in maniera automatica le migliori testate giornalistiche, comunque testate che sono in collaborazione proprio con l'applicazione Squid, e ci dà i risultati delle sue ricerche. Possiamo decidere noi quali sono i temi da andare ad analizzare, quindi il cinema piuttosto che il gaming, piuttosto che gli sport, oppure lo sport contemporaneo, oppure tantissimi altri argomenti che a noi possono interessare, e lui in automatico ci va a scremare quelle che sono le migliori informazioni, le migliori notizie del giorno. E la cosa più utile di questa applicazione è proprio il suo widget. Infatti io nel mio smartphone ho creato una pagina apposita solamente al widget di Squid. Infatti quando voglio avere qualche informazione, qualche notizia, non faccio altro che scrollare verso sinistra fino ad arrivare alla pagina che mi interessa e leggere tutte le informazioni degli argomenti che io ho preselezionato. In più, per ogni notizia che andiamo a leggere, possiamo andare a selezionare anche il formato di visualizzazione. Abbiamo sia il formato web, il classico sito per intenderci, oppure il formato formattato proprio per la lettura, quindi come se fosse, diciamo, un ebook, mettiamola in questo modo. E inoltre, in basso a destra, c'è il pulsante per poter condividere quelle informazioni con i nostri contatti di WhatsApp, di Telegram, oppure proprio per pubblicarli su alcuni gruppi. La seconda applicazione di cui voglio parlarvi è un'applicazione che sicuramente conoscete tantissimi, ma forse non tutti sanno una leggera particolarità di questa applicazione. Parliamo di Alexa, ovviamente il nome ci fa capire che si parla maggiormente del gruppo Amazon e dei suoi assistenti vocali che ormai hanno spopolato con tutto quanto il mondo, ma la sua applicazione è davvero molto molto interessante. Ovviamente la cosa positiva di questa applicazione è che possiamo andare a personalizzarla con tutte le skill appunto generate o comunque programmate per essere compatibili con i comandi vocali di Alexa, e quindi davvero molto personalizzabile. Se abbiamo un telefono Android, maggiormente Samsung, oppure i vecchi Huawei che erano ancora in collaborazione con Google, cosa che adesso purtroppo è andata a cadere, avevano tutti quanti come assistente vocale predefinito proprio Google. Io invece ho modificato questa cosa e sono andato a mettere Alexa come il mio assistente predefinito. E la cosa che mi ha fatto scegliere Alexa come mio assistente personale è appunto il fatto di avere ormai casa praticamente tempestata di Echo Speaker. Quindi io posso andare a prendere appuntamenti, scrivere note o comunque utilizzare proprio Alexa sia in mobilità quando sono fuori casa o fuori per lavoro, e sia dentro casa, il che rende la cosa davvero molto interessante, specialmente per la condivisione degli appuntamenti e delle note. Infatti posso dire ad Alexa quando sono dentro casa di prendere un appuntamento e in automatico lo andrò a trovare sul mio calendario sul cellulare. La cosa è davvero molto molto comoda, credo che possa essere comoda per molti di voi. La terza e ultima app per Android di cui voglio parlarvi invece si chiama Quick. Nasce come applicazione nativa per la gestione dei file, specialmente quelli derivanti dalla GoPro. Infatti è l'applicazione nativa di GoPro e permette, per in maniera molto semplificata, di fare dei piccoli video, sia importando delle immagini ma anche importando proprio ispezioni di video, e lui in automatico ha già diversi template da poter andare a selezionare sia per quanto riguarda la musica ma anche per quanto riguarda proprio le transizioni e le immagini. Il funzionamento è davvero molto semplice, però chiaramente non dobbiamo aspettarci la complessità e la completezza di un programma vero e proprio, bensì è una cosa molto per divertirsi. Secondo me può essere comodo invece per fare qualche breve video sui social, Facebook piuttosto che Instagram. L'applicazione è super affidabile e soprattutto molto molto intuitiva, ci fa scegliere infatti il template da selezionare, ma soprattutto possiamo andare a scegliere da una libreria già esistente oppure dalla nostra libreria personale quello che può essere il sottofondo musicale, quindi proprio la soundtrack del nostro video. Provatela perché è davvero molto molto interessante.
Con l'applicazione Android abbiamo terminato, ora parliamo un pochino di applicazioni per quanto riguarda iOS e lascio la parola al mio caro amico Tony. Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlo di tre applicazioni che considero fondamentali del mio iPhone. Sono, diciamo, le mie tre go-to app che installo praticamente subito ogni volta che inizio un'installazione pulita di iPhone. Sono tutte e tre app foto video related, perché foto e video e condivisioni social sono le attività che svolgo con maggior frequenza. Saltiamo quindi subito a bordo del mio iPhone. Ah, una precisazione. Ho appena liberato un sacco di spazio nel mio iPhone a causa dell'installazione della beta di iOS 14, quindi non ho molti lavori da farvi vedere. Useremo spesso il mio drag and drop come modello. Ah, non conoscete il mio drag and drop? Allora, la prima app fa parte di una serie di app fantastiche definite da me l'anti-Photoshop, perché riescono a svolgere compiti che normalmente con Photoshop sono più lunghi, oppure riescono addirittura a sopperire ad alcune mansioni, diciamo, da PC, e lo fanno anche dignitosamente bene. Ecco a voi quindi QuickShot, la cui combinazione di look, magia, sky replacement, filtri ed effetti possono dare alle foto un tocco davvero unico. Ovviamente sono presenti anche delle regolazioni basiche, come tutte le app di fotoritocco. Non sono estremamente avanzate, ma l'aggiunta di qualche effetto di qua e filtro di là permettono comunque di raggiungere risultati incredibili. Qui in B-roll vedete alcuni esempi di foto che ho modificato con questa app. La uso da oltre un anno e vi dirò che anche gli aggiornamenti sono abbastanza frequenti e aggiungono spesso molte novità. Non è un'app completamente gratuita, ma gli effetti forniti gratuitamente sono più che validi. L'abbonamento non è a mio avviso necessario anche per un uso intenso dell'applicazione. Seconda app magica è sempre della stessa software house e condivide gli stessi pregi e anche lo stesso modello di business. Si chiama Pixaloop ed è gratuita, ma con degli effetti sbloccabili su abbonamento. Anche qui io non l'ho comprato l'abbonamento perché comunque riesco a sfruttare l'applicazione e tutte le sue caratteristiche gratuite. In questo caso vengono generati dei piccoli video con degli effetti che, se usati bene, possono alzare un pochettino l'asticella della qualità delle vostre foto e lasciare tutti i vostri followers a bocca aperta. L'utilizzo è molto semplice, come potete vedere qui sono riuscito a modificare in video alcune foto rendendole uniche. Anche qui bisogna calibrare bene l'effetto e non eccedere. Si possono avere quindi delle animazioni davvero fantastiche. Terza app è una novità anche per me. L'ho installata da qualche settimana e secondo me farà strada. Adobe è la casa produttrice, quindi sulla qualità nulla da dire. Si chiama Photoshop Camera, quindi anche il nome. Photoshop Camera. Ed è una sorta di combinazione di filtri Photoshop già impacchettati, chiamati lenti, che possono essere scaricati da uno store. Non ho ben capito se anche noi possiamo creare le nostre lenti, ma io ci scommetterei in futuro. È possibile anche applicare degli effetti a foto già scattate e avere come risultato una foto o delle animazioni sotto forma di video. Non sono ancora riuscito a fare dei lavori con questa app, ma quando ho visto come l'algoritmo migliorava da solo una foto, sono rimasto scioccato e ho deciso che ve l'avrei consigliata. Quindi, per cui, scaricatela e fateci sapere cosa ne pensate. Io sono Tony di WeTech e noi ci vediamo alla prossima. Sei applicazioni proprio da non perdere, sia per quanto riguarda il mondo Android che per quanto riguarda il mondo iOS. Se questo video vi è piaciuto, chiaramente mettete un bel like e condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi se ancora non siete iscritti. Io sono Denis per WeTech e noi ci vediamo alla prossima.